avvocati dicono di diverse querele, denunce alle forze dell'ordine per maltrattamenti. Allora, questo non è vero, perché io ho estratto i certificati di iscrizione dal registro informatico della Procura di Modena e non ci sono pendenze a carico di Cano Armando per reati di questo tipo. Cano Armando è stato condannato, e quindi non pendenze ma condanne passate in giudicato, per reati di vario tipo, che sono omissione di assegno a vuoto, l'omissione di soccorso, cioè reati di altro tipo che non hanno nulla a che vedere con questi reati di violenza domestica, come vengono definiti. Ho poi esaminato anche le pendenze, come ho detto all'inizio, della Procura di Modena. E in realtà sicuramente era una persona conosciuta, cioè a suo nome esistono varie pendenze, tuttavia nessuna pendenza riguarda questo tipo di reati. Vi è una pendenza che è sfociata in una richiesta di rinvio a giudizio e il processo ci sarà la prima udienza il 15 settembre 2016. Il reato è un reato di lesioni volontarie, verosimilmente, stante l'epoca del commesso reato 2012, deve essere proprio quella lesione volontaria di cui è stata data notizia sulla stampa, e cioè le mani al collo che avrebbe messo appunto l'imputato al collo della deceduta, della Fella Bernadetta. Quindi è questo probabilmente il precedente a cui la stampa fa riferimento, però ci tengo a puntualizzare che sono lesioni volontarie, che non è un tentato omicidio, il che non vuol dire che non sia grave una lesione volontaria, vuol dire che è un'altra cosa, non è un tentato omicidio e che comunque la procura ha esercitato l'azione penale, e il processo ci sarà, la prima udienza, il 15 settembre 2016. Tutte le altre denunce che io ho esaminato dal registro informatico non dipingono un seriale che commette, volto a commettere questo tipo di reati. Una persona che sicuramente vive ai margini della legalità, è stato indagato più volte per reati, ma ripeto, diversi da quelli di violenza familiare. Sicuramente ci sono episodi anche di lesioni, di minacce, ma non soltanto in danno della deceduta, ma anche in danno, ho controllato, anche di un'altra donna, ad esempio, e anche in questo caso c'è un'ingiuria e una minaccia. Queste sono le pendenze. Questo per dire che la Procura della Repubblica di Modena, tutte le volte che sono state presentate delle denunce, le ha esaminate. Alcune sono state oggetto di archiviazione in quanto gli elementi non erano idonei e non era configurabile alcun reato. Altre sono state oggetto di archiviazione perché è stata rimessa la querela. Altre hanno portato a un rinvio a giudizio, come questa significativa, che è significativa, di lesioni volontarie, fatto commesso nel 2012, ripeto, penso sia quello a cui allude il nipote. Giudizio, cioè prima udienza, 15 settembre 2016. Però le ha spaccato i denti 10 giorni fa, dicono, lei si sarebbe rivolta ai carabinieri per presentare denuncia, non vi risulta? No, non ci risulta nessuna denuncia presentata ai carabinieri. Perciò l'unico episodio è questo del 2000 precedente nei confronti di questa donna. Beh, questo è significativo perché sono lesioni volontarie proprio nei confronti di questa donna, perché è stata esercitata l'azione penale, perché tra pochi mesi, dopo l'estate, ci sarà un giudizio. Questo sicuramente è significativo.